anche sottoposti correttamente a un severo esame, perché tutti i punti della nostra programmazione sono stati... Ma lei ha letto anche l'esito della votazione, no? No, non si può dire. Va bene. Dopo ci troviamo, tanto nel dibattito magari qualcuno lo chiede e qualche domanda sarà pure. Allora torno all'ordine del giorno, ma quello che ha detto il dottor Grisetti è tutto dentro l'ordine del giorno, anzi apre, come avete sentito, prospettive interessantissime sulla legge approvata il 6 di giugno del 2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 luglio del 2016, la legge 106 sulla riforma del terzo settore in Italia, che tocca in maniera anche abbastanza pesante aspetti che ci riguardano direttamente. Ne parleremo nel corso della nostra conferenza, ma mi pare corretto cominciare ricordando alla memoria di tutti quello che è stato l'esito dell'Assemblea regionale del volontariato del 26 ottobre 2013, quando all'unanimità, sollevando i cartellini perché avevamo rifiutato le urne, le schede e cose di questo genere, perché c'era stato davvero un consenso unanime nel dire facciamo una cosa unitaria e rappresentiamoci in maniera unitaria davanti a tutte le istituzioni, ebbene unitariamente abbiamo eletto gli 8 componenti dell'osservatorio provenienti dagli 8 territori secondo quello che la legge prescrive e 4 componenti provenienti dai coordinamenti regionali. Ve li ricordo: per gli 8 provenienti dai territori sono stati eletti Pierpaolo Campus per Cagliari, qua, Sergio Madetu per Carbone Iglesias, è qua, Carla Serpi per il Medio Campidano, è qua, per Luigi Barigazzi per la provincia di Nuoro, c'è, Gennaro Esposito per l'Ogliastra, lui è partito per Napoli, quindi oggi non è qui con noi, tant'è che mi ha dato delega di leggere la delibera che avrebbe dovuto presentare lui, Maria Luisa Sari per Olbia Tempio, è qua, Piera Lotti per la provincia di Oristano, è di qua, e Giovanna Pani per la provincia di Sassari, è di qua. Quindi 7 su 8 dei rappresentanti dei territori sono qui presenti. Invece i 4 eletti in rappresentanza dei coordinamenti regionali sono Luciano Bernardi, che è qua, l'Associazione Regionale Volontaria della Protezione Civile Sarda, Antonello Carta, che è qua, Presidente Regionale dell'Ali Sardegna, Emilio Garau, che non è con noi perché è impegnato a Cascia sul terremoto che tutti quanti noi conosciamo, e Giacomo Manca di Nisa, che è qua in rappresentanza di Antea Sardegna. Questo a memoria di tutti, così sapete ancora una volta chi sono i componenti dell'osservatorio e quelli che adesso chiamerò a uno perché vi presenteranno le mozioni approvate dall'Assemblea regionale del volontariato, che hanno costituito, ripeto, motivo di lavoro nei primi 2 anni di esercizio dell'osservatorio. Il terzo anno non lo consideriamo perché non siete più stati convocati fino all'altro giorno e quindi diciamo che l'ultimo anno è andato abbastanza perso. Allora, senza mettere tempo in mezzo, chiamo subito, ripeto, una cosa che hanno deciso i membri dell'osservatorio, attribuendosi un po' le competenze, Luciano Bernardi, che illustrerà la mozione numero 1. Per facilità vostra la trovate anche scritta sullo schermo.